Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42 Contemporary Art. In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Questo 42 su apre molte Artigo. domande sull'attuale, però vabbè. Alberto Diaspro, la ricerca scientifica si intreccia con la divulgazione. Ha pubblicato oltre 400 articoli su riviste internazionali e 6 libri con oltre 14.000 Autore di rubriche citazioni della rubrica Scienza ogni lunedì sulla Repubblica di Genova. Lucrezio aveva capito che tutta la materia è fatta Dei di frattali atomi. alle Nanoscienze, è possibile applicare l'indagine dell'infinitesimo per lo studio e la soluzione di problemi sociali? Penso all'innalzamento necessario del livello culturale che oggi appare così urgente. E quale contributo offre alla società il suo lavoro? diciamo, parto dalla fine dicendo che chiunque di noi, qualunque ricercatore o ricercatrice faccia delle ricerche, offre alla società la conoscenza, della conoscenza. E cerca di offrire alla società anche un altro aspetto, quello che riguarda il dubbio. Perché la ricercatrice e il ricercatore studia qualche cosa, acquisisce conoscenza, ma appena ha capito qualcosa butta la palla più avanti per verificare effettivamente se si tratta se, proprio di quello, no? Ora, l'impatto, diciamo, strettamente sociale, ma c'è proprio nella comprensione dei meccanismi di funzionamento del DNA. È quella che noi chiamiamo, quando le persone mettono a confronto gli umanoidi, i robot e gli umani. E alcuni cercano di innescare delle paure del tipo: ah, i robot prevarranno sugli umani, gli algoritmi ci governano la vita. Allora, intanto si dimenticano che robot e algoritmi li hanno fatti degli umani. E la cosa però che si dimenticano è che gli umani sono dotati di una cosa che è un po' complicata da regalare a un umanoide o a un algoritmo, che è data dall'imprevedibile biochimica degli umani. Cioè, quando tu vedi una scena dove c'è una persona che si butta da uno scoglio in mare per salvare uno sconosciuto, Diciamo o questa ne vedi figura. un Però altro le che dà, persone hanno capito che quel lavoro di ricerca che si fa nei laboratori, quella conoscenza che si acquisisce faticosamente, perché per la ricerca e per lo studio non ci sono scorciatoie. Il Bignami lo puoi usare dopo che conosci bene la Divina Commedia, poi vai a rivedere sul Bignami delle cose. Ma se pensi di usarlo per capire quello che ha scritto Dante, sei sulla strada sbagliata. Ecco, tutta questa conoscenza è quella che però esce nel momento in cui serve. Guarda, è incredibile, no? È come la faccenda del DNA. È come la faccenda di questo DNA che è compattato lì dentro, si apre una piccola sliding door e ci sono le informazioni per fare quello che serve in quel momento. È un quindi po' come il se il percorso percorso della divulgazione di portare qualche cosa alla società è comunque complicato, si può essere travisati. D'altronde, quante persone hanno avuto in mente, hanno delle idee fantastiche, cercano di portarle e beh, finché qualcuno non capisce. Le cose non vanno questo. avanti, però. Certo. E lei ha detto una cosa fondamentale, il dubbio. La cultura dovrebbe insinuare il dubbio, soltanto quello. Allora lì forse. Sì, il dubbio è perché il dubbio ci fa pensare, non perché, Certo, cioè, il certo. valore positivo del dubbio sta nello spingere le persone a ragionare ancora di più su quello che hanno davanti. Fantastico. Giuliana Cuneaz utilizza tutti i media artistici dalla videoinstallazione alla scultura, dalla fotografia Iconografia da alla lei, dove la pittura. tecnologia interagisce con la pittura. Nel 2020 ha terminato il film 3D I cercatori di luce, in cui ha coinvolto danzatori e performer, oltre alla grande attrice spagnola Angela Molina. Diaspro è un grande divulgatore scientifico e utilizza il linguaggio universale delle arti come strumento narrativo. Per Cuneaz l'opera invece è un luogo di ricerca. Ci parla del film I cercatori di luce e quale contributo offre alla società il suo lavoro?
Allora, premetto che sono d'accordo con quello che diceva appunto Alberto. Secondo me, anche secondo me, l'artista e lo scienziato hanno molto in comune. Intanto sono mossi da un desiderio di scoprire, che c'è proprio, li porta a questa ricerca continua, non sono mai... Il cercatore di luce, diciamo che è un grande affresco legato al tema della ricerca e poi tocca diversi aspetti dell'attualità, appunto parla di energia, di come di collaborazione tra gli individui per cercare in qualche modo di arrivare ad un mondo sostenibile, di entrare in comunione, diciamo, con la natura. Tema che approfondisco nel lavoro è quello della diversità. Quindi ci sono tante figure, tanti personaggi, ognuno collabora dando un po' di sé, sono tutti molto differenti, però lavorano tutti in un clima di solidarietà, di serenità per raggiungere questa ricerca appunto di luce, che poi è la grande metafora. E un altro tema affrontato è quella del lavoro. Il lavoro come passione, il lavoro come necessità per la vita, il lavoro come situazione positiva. Io avevo fatto in precedenza, ho lavorato tanto sui disastri ambientali e insomma anche con delle denunce rispetto a quanto sta succedendo. Però questo è stato invece un lavoro che mi ha fatto... Credo che sia che una visione positiva, no? Questo desiderio di contare, anche questo riconoscere che non è tutto negativo, che ci sono anche tante persone e tante volontà che sono molto utili e che sono solidali. L'arte di Giuliana spinge, come ha detto lei nel suo momento creativo, in realtà, spinge le persone che guardano quelle opere ad abbandonare l'idea di vedere quello che pensavano di vedere. E questo è un aspetto importante, perché anche quando fai ricerca cerchiamo di sbarazzarci del preconcetto e di essere, come si dice, biased, influenzabili. E se no non riusciamo ad andare avanti. Allora avere qualcuno che riesce... In contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.